Onorevole Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il nuovo codice degli appalti è stato approvato per consentire la realizzazione di nuove opere con procedure veloci e semplificate, permettendo un lavoro sinergico tra comuni e stazioni appaltanti, mirando ad incrementare la competitività del Paese e delle sue imprese. Sarà rispettato l'obiettivo di semplificare, velocizzare e sburocratizzare le procedure e quale impatto avrà sul lavoro del professionista che svolge incarichi nell'ambito degli appalti pubblici? Intanto diciamo che il vecchio codice degli appalti non era mai stato completamente attuato per difficoltà proprio insite nel codice che prevedevano un numero esagerato di decreti attuativi e negli ultimi anni dava tantissimi segni di cedimento proprio strutturale come il codice, tant'è vero che portare avanti le opere il governo italiano ha dovuto fare un numero impressionante di commissariamenti. Nel nuovo codice cambia la filosofia, innanzitutto c'è un rapporto di collaborazione tra il pubblico e il privato e quindi si cerca di puntare su una collaborazione, una sinergia che consenta di superare quelle che sono state le storiche diffidenze, almeno degli ultimi 20 anni, dei lavori pubblici. Soprattutto inizia a premiare la qualità, inizia a semplificare le progettazioni e semplificare una serie di procedimenti, consentendo anche autorizzazioni parallele nella fase di pre-commitment. È evidente che in tutto questo si privilegia non solo la qualità dell'opera, ma anche la possibilità, ad esempio, di far lavorare anche le aziende italiane di medie e piccole dimensioni, riuscendo anche a spezzettare i lotti degli appalti e riuscendo anche a creare un vincolo sul subappalto che è consentito sì, ma allo stesso prezzo di chi sostanzialmente vince l'appalto. Questo per evitare che il subappalto diventi un subappalto a cascata con la strozzatura dell'azienda finale, ma che invece serva sostanzialmente per gestire quelle lavorazioni che chi ha vinto direttamente l'appalto non è in grado di internalizzare nella propria impresa. È evidente che questo, insieme a un altro elemento secondo me profondamente innovativo, che è quello della digitalizzazione di tutto il processo, che sarà leggermente più lento, ci vorrà poco più di un anno, farà sì di avere una completa tracciatura anche a posteriori dell'opera, che quindi tutte le transazioni e tutte le autorizzazioni saranno tracciabili a posteriori e quindi anche tanti ritardi dalla parte della pubblica amministrazione o timori di infiltrazioni di fatto diventano, come posso dire, annullate dal fatto che rimarrà una traccia digitale che in qualsiasi momento potrà essere utilizzata e quindi andare a verificare se durante il processo ci sono state delle anomalie. Questo per tutelare l'amministrazione e il principio della trasparenza. La trasparenza non si ottiene aumentando, diciamo, il tema della difficoltà di accesso nell'autorizzazione, ma tracciando e rendendo la traccia sostanzialmente durevole nel tempo. L'altro tema è che la digitalizzazione permetterà anche alle aziende e ai professionisti di lavorare da remoto, di poter attenere i processi autorizzativi senza recarsi agli sportelli pubblici, di poter lavorare sostanzialmente quando e come vogliono e di poter avere delle risposte sicuramente più rapide e più veloci. Immediatamente aumenterà la capacità di lavoro? Chiaramente ci sarà un periodo transitorio, quello in cui viviamo, dove le stazioni appaltanti stanno formando i propri quadri e quindi sicuramente in questo momento si fa fatica di cambiare il modo di lavorare senza diminuire la capacità, diciamo così, di produzione del numero degli appalti. Però vorrei ricordare che in questo momento noi abbiamo la spinta, diciamo così, del PNRR, che in questo momento ha quasi esaurito la capacità produttiva nel settore edile delle nostre aziende. Quindi lo stiamo introducendo in un momento in cui nel mercato
per un altro strumento parallelo, che è parallelo al codice, perché gli appalti del PNRR vanno con le regole del PNRR che non sono le regole del codice, continueranno a portare il loro effetto e quindi oggi sostanzialmente aumenterà comunque la capacità di spesa e di numero degli appalti. L'altro elemento, secondo me, del nuovo codice importante sono le soglie di carattere europeo, che rendono il paese più moderno e omogeneo rispetto alle altre nazioni europee, ma soprattutto responsabilizzano le stazioni appaltanti anche nella scelta della qualità delle imprese. Agevoleranno le piccole amministrazioni sui lavori semplificati, le aziende del territorio e anche le aziende italiane, visto che c'è anche il vincolo, o meglio la premialità, sull'utilizzo anche di prodotti italiani all'interno degli appalti, per fare in modo che la nostra filiera produttiva possa rafforzarsi in un paese che ha bisogno di grande capacità dal punto di vista ingegneristico, dal punto di vista produttivo sul settore, perché noi abbiamo il sistema logistico più complesso d'Europa, per inciso abbiamo il numero di viadotti e di gallerie non più alto del continente europeo, ma che tutto il continente europeo insieme non ha lo stesso numero di viadotti e di gallerie del territorio italiano. Quindi da questo punto di vista è chiaro che è anche un investimento per cercare di rafforzare il sistema. Il codice non avrà bisogno di modifiche, io credo che si possa sempre migliorare nella vita. Il codice di per sé è una mediazione tra vari interessi anche delle singole categorie. È evidente che lo si valuterà alla prova dei fatti e se ci saranno necessarie delle modifiche verrà aggiustato, ma verrà aggiustato con un procedimento molto più semplice rispetto al passato e potrà essere fatto in tempo reale in modo da migliorarsi costantemente nel tempo. È una grande scommessa per il Paese e credo che sia una scommessa che il nostro Paese non può perdere.